tanto quel fiorentinaccio che chiamava Pappo la minestrina e Dindi gli spiccioli e che gli aveva orecchiato da bambino, quanto un latino appreso a scuola, studiato sui testi e verificato da grande come strumento prezioso per i commerci spirituali dei dotti e per quelli materiali di mercanti, cancellieri e cambiavalute, maturò l'idea sbalorditiva e per molti versi geniale che il latino, per dirla piatta, sarebbe l'indotto artificiale di un proto-italiano naturale, vecchissimo, praticamente babelico. Ricapitoliamo, visto che gli uomini sono quanto di più mutevole si dia in natura, una lingua per essere immutabile nel tempo e nello spazio non può essere un prodotto spontaneo della natura umana, va istituita e fissata per convenzione. Ben perciò, constatava Dante, lui che poteva scrivere lo stesso identico latino di Virgilio o di Seneca, e se del caso parlarlo, comunicava ogni giorno nei corridoi di casa o al mercato delle erbe in un volgare fiorentino diversissimo da quello del nonno di suo nonno, parlo per chi se ne ricordi del beato Cacciaguida e della sua non moderna favella, Paradiso 16. D'accordo, qualsiasi idioma scivola via se non lo inchiodi con i dotti artifici della grammatica. Ma allora che si fa? Si rinuncia per sempre a stabilire un qualsiasi nesso, una interferenza qualsiasi fra come si scrive e come si parla, fra come parlano letterati e signori e come parlano gli ignoranti, o parli tu stesso, signor letterato, quando parli con un ignorante? No, no. Tutt'altro il duro e cocciutissimo progetto che Dante viene profilando negli anni. Promuovere le parlate vive, irregolari, sgangherate degli italiani alla nobile esattezza del latino. Insomma, attrezzare uno strumento linguistico, ecco il famoso volgare illustre di sì, idoneo a diffondere il pan degli angeli della conoscenza anche a livello degli illetterati d'Italia, per fomentarne i cuori, accenderne le menti, indurli in libertà. E al tentativo di fondare le basi teoriche di questo volgare illustre, vogliamo dire della lingua italiana, diciamolo, Dante adibisce il secondo libro del De Vulgari e si ripromette di adibire i successivi che non scriverà. Ed ecco sgranati per filo e per segno caratteri e ingredienti di questa lingua astratta e potenziale, che da tanti vocabolacci rozzi, da tanti costrutti aggrovigliati, da tante pronunce difettate, cerco di tradurre il latino di Dante, da tante calate contadine, vediamo affiorare, così selezionata, così lineare, così rifinita e gentile, come Cino da Pistoia e il suo amico la esibiscono nelle loro canzoni. Non serve dire che l'amico di Cino è lui, Dante. Ma ha senso fondare una lingua sulle canzoni, insomma sui versi e sulle rime? Per Dante ha senso e come. E in un moncone di enciclopedia in volgare intitolata Convivio, più o meno coetanea del De Vulgari, vanterà le straordinarie benemerenze che si è guadagnato lui nella fissazione della lingua degli italiani proprio scrivendo poesie, convinto com'è che il volgare più stabilitade non potrebbe avere che in legar sé con numero e con rima, chiaro? In legar sé con numero e con rima, insomma che è proprio la poesia in quanto congegno verbale immodificabile, incastro di suoni e significati che parla immediatamente alla memoria, musica in forma di parole, è proprio la
poesia affondare.